Michele Mancuso, a Gela ultimamente è stata avviata un'iniziativa per compattare il centrodestra. Uno centrodestra compatto per arrivare a cosa? Ma intanto è encomiabile il lavoro che sta facendo il commissario cittadino, l'onorevole Federico, e i dirigenti del direttivo provinciale, appunto Carfiri, Inzivillo, e non ultimo nei prossimi giorni ci sarà l'ufficializzazione anche di Eugenio Catania. Io credo che il centrodestra a Gela abbia la necessità di combattersi per esprimere una politica appunto in linea con quello che è il pensiero del centrodestra in generale. Certamente il nostro interesse è quello di una Forza Italia sempre più presente, sempre più a disposizione e sempre più vicina alla gente, per cui diciamo che il progetto di un centrodestra unito è compatibile con un ragionamento generale, per quello che noi concerne e ci interessa appunto è lavorare per la nostra Forza Italia, dove devo dire ci sono delle adesioni importanti e grande partecipazione. Cosa contestate all'amministrazione comunale messinese? Ma io credo che l'amministrazione comunale debba rendersi conto di una cosa, che amministra la città più importante della provincia. Io penso che non appena si renderà conto di questo capirà quanto sia importante impegnarsi ed essere presente tra la gente e risolvere problemi gravissimi, soprattutto dal punto di vista occupazionale, di cui nei prossimi mesi noi ci attiveremo anche con delle manifestazioni importantissime. C'è un problema che riguarda l'occupazione, Gela, in merito alla chiusura dello stabilimento. Forza Italia quali progetti ha per arginare questo problema? Forza Italia diceva appunto questo, Forza Italia sta organizzando un convegno di portata nazionale attraverso anche delle sigle sindacali che saranno presenti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane stabiliremo la data, dove coinvolgeremo attraverso le parti sociali tutti quelli che sono gli attori principali, a cominciare dall'amministrazione comunale, appunto per affrontare questa tematica dell'ENI, che non può continuare ad essere una favola infinita e che deve trovare assolutamente una soluzione. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è a conoscenza di quello che accade a Gela, ci vedremo proprio alla chiusura dello stabilimento. Cosa vi ha detto? Io credo che l'importanza di Gela sia appunto da portare anche al tavolo del presidente Berlusconi, proprio perché ha vissuto sempre da vicino questa problematica.